Buongiorno a voi, signore belle. Un po' di sole facciamo entrare nelle vostre case, anche un po' di colore attraverso i colori del make-up. Qual è il make-up? Quello della nostra make-up artist Francesca Palombo. Buongiorno Francesca, anche a te. Buongiorno Mario. Allora, oggi il tempo qui nel cuore di Napoli è un po' uggioso. Magari nelle zone di, non so, Caserta, Maddaloni, Benevento, Salerno ci sarà qualche raggio di sole, però non vi preoccupate perché attraverso anche lei, la nostra make-up, Sei tu il sole di un po' di mattina, no? sole, un po' di colore, adesso facciamo entrare nelle vostre case. E anche qualche suggerimento. Sì. Cosa ci suggerisci oggi? Oggi do più che suggerimenti qualche consiglio per le persone, soprattutto a casa, che mi chiedono spesso come utilizzare il blush, quando utilizzare l'illuminante. Quindi vorrei parlarvi un po' di questi due prodotti. È vero, è perché c'è di moda, c'è la tendenza adesso sul volto di applicare tutte quelle microparticelle sfavillanti, Ma come dici che, tu? come dico io, Glitterate, tutte quelle brillantinate. brillantinate, sai che mi porta un po' al mondo quello delle bambine, delle Vero, principesse che sì. amano insomma i brillantini, i gloss, però poi Francesca mi corregge perché non è il termine giusto. Però oggi consigliamo a voi, voi signore belle, che siete adesso in questo momento in diretta su Mattina Noi, come poter truccarvi, come poter adoperare queste piccole magie attraverso, come dice Francesca, il shimmer. Come si chiama? Brava. Shimmer, non so io come si chiamano, insomma ci siamo capiti. Allora, Allora, vorrei partire col blush. dire quando utilizzare il blush Esatto. e l'illuminante. Allora, innanzitutto sono due prodotti che vanno usati a fine make-up, quindi proprio nella chiusura del Cominciamo già a make-up. distinguere il blush dall'illuminante. Aspetta, No? passo passo che ci arriviamo. Allora, partiamo dalla base, Va perché si bene. parte sempre dalla base, quindi la correzione delle discromie, le occhiaie. Dopodiché applicheremo una base fondotinta, incipriamo. Dopo che abbiamo incipriato, possiamo fare insomma un contouring con il nostro duo contouring in polvere, mi raccomando, perché una volta che abbiamo incipriato possiamo usare soltanto le polveri. Dopodiché, una volta delineato i volumi, quindi il chiaro e lo scuro, andremo ad applicare il blush. Che cos'è il La blush? domanda mi son viene spontanea, però, Sì. Francesca, visto che qua quasi quasi sembra essere a scuola. Ma il blush ha necessità di essere applicato solo dopo tutti questi passaggi che adesso hai menzionato? Se non si hanno proprio grandi problemi, nel senso che si ha una pelle perfetta e si è ragazze, giovanissime, lo si può usare anche senza, insomma, una base e tutto il resto. Se invece non si è tanto privilegiate, è meglio farsi sempre prima una Va bella bene, quindi base. consiglio di farsi questa base, l'avete vista già tante volte le nostre basi della nostra make-up artist, per cui già sapete come adoperare da soli da casa tutto ciò che Francesca ha insegnato in corso di queste dirette. Lo ha detto adesso e poi alla fine l'altro passaggio che vuol far mettere in evidenza oggi è proprio l'utilizzo e l'applicazione di questo blush. Sì, allora il blush, come scegliere il blush? Sicuramente Come per scegliere il sì, blush? al di là delle tonalità, proprio il tipo, sicuramente non prediligiamo quelli shimmer per le persone di una certa età. Per certa età non intendo soltanto l'età biologica, ma l'età proprio, insomma, Della della pelle. pelle, quindi le rughe. Tutto quello che illumina va a mettere in evidenza. Sicuramente se io avrò delle rughe, con un blush shimmer e un illuminante shimmer le andrò a mettere in evidenza. Quindi mi raccomando, signore a casa, eliminate, evitate tutti questi prodotti che mettono soltanto in evidenza quelli che sono i nostri difetti. Quindi cerchiamo di Ma perché valorizzarci dice al che sono meglio. difetti? Anche la rughetta, non è vero signore, anche la rughetta fa fascino, è fascinoso, bisogna saper portare anche queste perché sono segno di quello che insomma è stata la nostra, il nostro passato, la nostra esperienza, quindi anche loro dicono qualcosa alle persone che incontriamo, quindi non c'è problema, però poi Ecco, quindi come dice Mariù, però cercate di lasciarle libere. le lasciamo libere, Sì, però senza il. Sì. valorizziamo altri momenti, altri aspetti. Quindi andremo ad applicare sicuramente un blush che sia opaco. In questo caso, nel caso della nostra modella che è abbastanza giovane, vanno bene insomma tutti e due. Però
ti faccio vedere come si applica. È importante sapere come applicare il blush, Francesca, sì, perché è una cosa molto difficile da fare. Sì, per non evitare l'effetto Heidi. Evitare l'effetto Heidi, ma evitare anche l'effetto multicolor, perché alle volte il prodotto, si prende talmente tanto prodotto e non si lascia sul pennello tal prodotto che poi l'effetto sortito è indesiderato. È vero, quindi, sì. Quindi vediamo come fai tu. Vediamo, allora, è veramente una carezza, vediamo, sul volto in questo modo e va applicato in questa zona, quindi non troppo alto, mi raccomando, non andate sulle occhiaie, è proprio una carezza, vedi, sul volto, fatta in questo modo, va messo sopra la terra. Perché c'è da premettere che abbiamo fatto una base che solitamente fa sempre Francesca tutti i giorni attraverso le nostre modelle. Quindi abbiamo anche già applicato la terra, però ci stiamo soffermando su come si applica un blush. Quindi con un tocco leggero andiamo proprio ad accarezzare il volto della nostra modella. È importante il pennello, Francesca? Il pennello è importante, sì. Perché questo vedo con un taglio obliquo. Non è importante averlo angolato, no. L'importante è che non sia un pennello molto grande, quindi molto grosso. Un pennello piccolino che vada giusto nella zona da trattare, perché con un pennello grande magari si rischia di andare in altre zone, cioè quella dell'occhiaio, oppure scendere nella parte dove invece va applicata la terra. Quindi è importante il pennello, ma non è importante averlo così, angolato. Quindi un pennello piccolino. Non dico da precisione, ma insomma, e lasciamo lo lasciamo proprio il volto così come lo lascia Miriam, perché c'è chi fa il cosiddetto gesto da pesciolino, sai? No, quello è per la terra. Quello è per la terra. Invece il gesto da fare per il blush è quello di sorridere. Sorridi, la parte che fuoriesce, vedi, la guancia, è quella che va truccata. Mentre tira dentro. Fai il pesciolino? Il pesciolino invece viene fatto per la terra. Quindi non vi confondete. Quindi abbiamo regalato anche il gesto, così non vi potete confondere per il blush. Allora, un'altra cosa importante invece è l'illuminante. Come scegliere l'illuminante? Come ti dicevo prima, l'illuminante va scelto anche in base all'età, perché possiamo illuminare il nostro viso lasciando un colore chiaro, ma non è detto che l'illuminante sia per forza qualcosa di glitterato, di luminoso, di iridescente. Per molte persone invece sì. Per in altre persone è così. Non per te, per allora, tante persone perché ti vedo tanti disastri per strada. Poiché il pubblico femminile è un pubblico adulto, noi ti chiediamo, Francesca, di dare consiglio proprio a queste persone. Quindi tralasciando un attimino le ragazze più giovani, ci soffermiamo sulle persone un po' più adulte, che quindi magari hanno qualche rughetta. Come utilizzare per loro l'illuminante? Ok, allora per le persone un po' più adulte basta semplicemente utilizzare un correttore che magari avete anche a casa, che sia chiaro come questo. Questo è il numero 1 di Eminence, lo trovate in tutti gli store di Eminence, quello in particolare in via della Cavallerizza 40, ed è il numero 1 ed è un illuminante, un correttore che io uso come illuminante, va applicato in questa zona. Questo prodotto, sai, è quello che io uso spesso anche per pulire il trucco, il make up, le ciglia, le sopracciglia, perché è un colore molto chiaro. In questo caso ci permette di, vedi, di illuminare questa zona. Quindi abbiamo applicato prima il blush, adesso ci stiamo soffermando appunto sull'illuminante, ma soprattutto sulle zone da illuminare. In questo caso, per quanto riguarda le persone un po' più adulte, stiamo utilizzando un correttore chiaro, in questo caso il numero 1 di Eminence, e lo abbiamo applicato alla parte alta zigomale. Sì, vedi, alla fine dell'occhio per aprire lo sguardo. Dopodiché lo vado a fissare con una cipria, essendo un prodotto in crema. L'abbiamo anche tamponato un po' e sì, poi stiamo applicando una cipria. Perché la cipria, Francesca? La cipria serve per fissare, essendo questo un prodotto in crema, cremoso e grasso, la cipria va proprio a fissare e a riassorbire tutto quello che è il grasso della crema. Chiarissima, sì, allora, chiarissima. Adesso vado ad applicare dall'altro lato un illuminante shimmer, ti faccio vedere la differenza. In questo caso il nostro volto sarà illuminato. Però perdonami se ti disturbo, questo è già un risultato che abbiamo ottenuto. Sì, ferma.
questo è un risultato che abbiamo ottenuto magari per le persone un po' più adulte che hanno qualche rughetta. Questo è il primo risultato che abbiamo ottenuto, come illuminare questa zona e quindi ampliare ancora di più lo sguardo ed non far emergere ancora di più quelle rughette che per le signore adulte ci sono. Adesso andiamo a vedere ancora un'altra modalità per illuminare sempre la stessa zona ma con un altro prodotto. Vediamo adesso qual è il risultato che andremo ad ottenere. Allora, vado ad applicare sempre il blush alla stessa maniera, la stessa modalità, lo stesso colore, e non bisogna fare insomma il volto da pesciolino, quindi ho usato anzi, anche vedete, qui uno opaco, quindi questo va bene per tutte le donne, dalle più piccole alle più grandi, mentre invece, ripeto, quelli shimmer iridescenti, quelli per le ragazzine, per sì, le bimbette, per le adolescenti, sì, oppure per le persone che non hanno rughe. Questo invece è un altro tipo di illuminante, è una polvere di riso, è in crema ma si asciuga subito, quindi al tatto sarà asciutto. Lo applico sempre nella stessa zona, soltanto che invece di partire dalla fine dell'occhio vado solo a bordare l'osso. Quindi la zona è sempre la stessa, la modalità è diversa. Mi piace questo effetto, Francesca, lo sai? Sono belli comunque entrambi gli effetti, entrambi sono illuminanti per l'appunto. Sì. E c'è sempre questo diciamo connubio tra il blush e l'illuminante. Sì, sono strettamente collegati, anche perché come puoi notare, vedi, vediamo, sono messi vicini. Vanno proprio, sono al limite, sia da questo lato che dall'altro. Quindi l'uno non esclude l'altro, ma anzi va ad intensificare e a dar valore aggiunto. Va a completare il trucco, sì. Va a completare. Perfetto, quindi questo è quello che... Ovviamente sia nel primo caso che nel secondo caso risulterà molto luminosa. La luce è una luce diversa, qui sembra quasi una luce naturale, mentre dall'altra parte... Diciamo che l'effetto sinistro è un po' più effetto viso da porcellana, perché adesso abbiamo visto proprio dalla regia che ha inquadrato la nostra Miriam, abbiamo un effetto più porcellanato nel caso dell'utilizzo del correttore in qualità di illuminante, invece un effetto appunto più iridescente per l'utilizzo invece dell'illuminante in polvere di riso. Francesca, adesso io ti faccio un'altra domanda e ti chiedo un'altra particolarità. Questo illuminante va bene anche per una situazione giornaliera oltre a questo? Sì, quello lì per magari per le ragazze, perché ovviamente le ragazze che vanno a scuola hanno insomma 15-16 anni e hanno intenzione di truccarsi proprio quando vanno a scuola. Allora si dice non vi truccate molto perché poi per i professori risultate inappropriate, il vostro trucco risulta inappropriato, e c'è chi invece magari mette solamente appunto questo illuminante, questo shimmer, così come lo definisci tu, in questo caso in polvere di riso. Può andare bene anche di giorno o è meglio evitare? Diciamo, diamo il consiglio alle mamme che magari non sanno cosa suggerire alle proprie figlie o alle proprie nipoti. In questo caso, se utilizzarlo o meno. Il trucco in generale non c'è mai una regola, perché ovviamente vengono sempre infrante, soprattutto dalle ragazzine. Il mio consiglio è come le infrangono le ragazzine. E noi ne magari poi fuori escono pulite e poi fuori si truccano magari tantissimo. Ovviamente. Il mio consiglio è sempre quello di truccarvi poco, quindi di non esagerare soprattutto a scuola, e magari questo lo così si può mettere bene, tamponando leggermente, magari utilizzando ovviamente meno prodotto, quindi mettiamo una piccola luce che dia luce, che sia qualcosa di illuminante, ma non così. Questo magari lo suggerisco per la sera, per un aperitivo al tramonto magari sulla spiaggia, che è qualcosa che dà luce ma non è, vedi, come vedi, non è troppo eccessivo, non è eccessivo, però sicuramente è per la scuola di sì, forte impatto è meglio evitare, ma magari applicarne veramente pochissimo, proprio una noce piccola. Brava. Così cerchiamo di essere anche complici con le ragazze, con le ragazzine che dicono io mi voglio truccare, mamma va bene truccati, però metti poco di prodotto, così sarai bellissima ugualmente, ma soprattutto sarai naturale, perché noi lo ricordiamo tutti i giorni, tutte le volte quando c'è la nostra make up artist Francesca Palombo, che il trucco, il make up che vi consigliamo di adoperare è sempre quello che ha in nome, porta in alto la bandiera della naturalezza, attraverso però colori in questo caso anche forti, perché questo shimmer è piuttosto evidente, però sì, c'è sempre quell'omogeneità, quella forma quella naturale, quell'armonia nel viso, sì, che, io prediligo sempre, che piace. Francesca, noi ti ritroviamo ancora nei prossimi giorni, tanti sono i messaggi delle persone che ti inviano, sì, ma cos'è che ti chiedono di signore? Sempre casa, le occhiaie, cosa? Sempre le occhiaie. Sempre le famose maledette, sì, occhiaie. Ma in realtà le domande sono tante, mi chiedono veramente tantissime cose, però per la maggiore va sempre l'occhiaia, che ovviamente tormenta e quasi tu, tutte le donne. E tu ovviamente vorrai... Io rispondo sempre a tutte e invito tutte le persone magari anche a venire qui in studio, e insomma faremo... Un trucco
trucco personalizzato proprio sulla persona, perché ognuna di noi ha la propria bellezza, anche nei difetti, sono proprio quelli che ci aiutano ad essere ancora più belli, ma soprattutto più personali. Quindi grazie Francesca. Francesca Palombo Makeup Artist alla sua pagina Facebook, grazie a Miriam che qui si è prestata per truccarsi attraverso Mattina 9, grazie, restate ancora con Mattina 9, tra poco ospiti qui all'interno del salotto. Breve interruzione pubblicitaria e poi ancora con Mattina 9, restate con noi, grazie.